Buonasera ragazzi, benvenuti in questa parte della nostra domenica. Sono le 7 meno un quarto circa. Stasera Anna fa le patatine fritte. Ero storta. Non avevo più patatine fritte in casa, le solite crisps, i sacchetti di patatine, per cui noi andiamo golosi, perché è un bel po' che non le compriamo. Siamo a digiuno dalle kettle. No, a digiuno in generale. Avevo delle patate di cui non sapevo bene cosa fare, quindi mi sono detta, aspetta, vediamo di farci qualcosa, ma non fritte, al microonde. Cosa andiamo a fare dopo aver pelato e affettato la patata in maniera molto molto precisa? Non so se percepisce che è abbastanza traslucida e trasparente, si dovrebbe vedere il mio dito in trasparenza. Le asciughiamo per bene, quindi sia da una parte che dall'altra, in modo che risultino perfettamente asciutte. Dopodiché questo piatto è spennellato d'olio nel pennello. Ho usato l'olio di girasole. Le adagiamo sul piatto, distanti le une dalle altre. E dopo andiamo a spennellare ancora un po' d'olio e le mettiamo in microonde per circa 3 minuti per lato. Poi dovete regolarvi voi con la potenza del vostro microonde in modo che non si anneriscano troppo. Facciamo vedere il risultato finale. Le mettiamo in microonde 3 minuti. Intanto affettiamo un altro po' di patata. Questo è sempre lo chef qui pronto. È gourmet, è gourmand. Bisou. Invece a lei non gliene frega niente la pila. Amici, questo è il nostro frigo. Attualmente è abbastanza vuoto, c'è l'eco. Stasera va di bresaola, grana, padano, eccolo qua, un po' di olio e patatine fritte della Anna. Al microonde. Sì. Ecco ragazzi, appena uscite. Sono caldissime, sono bollenti chiaramente, sono leggerissime e fragranti, c'è un profumo di patatine proprio. Certo si può fare senza l'olio con una carta da forno, ma il sapore non sarebbe quello delle patatine fritte. Questa è la seconda infornata che in realtà facciamo, perché la prima ce la siamo già mangiata. Purtroppo avevamo un bello strumento, diciamo, che era fatto apposta per le patatine, per metterle tutte quante in fila, così occupavano meno spazio ed era fatto circolare. Purtroppo è rimasto in Italia. Ok, mettiamo un po' di sale. Sale alle erbe. Ecco, la leggerezza è quella di una patatina in busta, perché è sottilissima e trasparente. Croccantissima. Provo anch'io, Hanno buonissime. Proprio di patatine in busta, no? Sono trasparenti, buoni. Eccolo canti. Cioè col costo di una patata. Neanche, perché l'ho usata mezza. Mezza patata, vengono fuori. Tu te le stai mangiando? Dietro le quinte. Per quello che cerco di darmi la telecamera a fare una foto, tu me la fai. Basta, questo ce le rubo. Mamma. Andiamo. Buone. Oh, perfetto. Veramente. Io potrei aggiungerti il pepe. Stasera ragazzi va di bresaola e grana, qui però molto easy, direttamente in busta, perché tante volte non abbiamo proprio voglia di preparare, quindi va benissimo così, siamo leggeri, un po' di insalatina. Nel frattempo ci siamo già pappati un altro piatto di patate. Terza infornata, diciamo, di patatine fritte. Poi vi facciamo sentire la croccantezza perché le abbiamo testate prima di partiti. 3 minuti di microonde al massimo, che per noi sono 800 watt in questo caso. Poi voi dovete regolarvi un po' con i vostri, chiaramente. Ed ecco ragazzi la terza infornata. Sono appena uscite, ovviamente sono bollenti come la lava. Mettiamo un po' di sale alle erbe. Io mi metto un po' di pepe. Io divento matto del peppercorns black. Ok, dopo che io ho mangiato le mie praticamente. Esatto. E questo risultato, vi giuro, sono veramente croccanti. Però vedete che quanto trasparenti sono. Si vede? Sì, si vede benissimo. Grazie che l'hai alzata. Questo risultato. Pure un po' di sale. Peccato che abbiamo lasciato in Italia la giostra. È una specie di strumento che era fatto appunto circolare, dove infilavi tutte le fettine di patata.
quindi è stato fatto apposta, però magari prima o poi ne prenderemo uno. Adesso arriverà anche il mio turno, dove andrò ad aggiungerci chiaramente il pepe, perché a me piace tantissimo. Siamo a digiuno da quanto di patatine? Io non le ho mangiate per più di un mese. Io ogni tanto le prendo al pepe, appunto, perché a me piacciono. Però fate conto che un pacchetto mi dura almeno una settimana. Ne mangio due, tre, così. Che bella! Guardate che assurda questa! È lunghissima! Sì, vai, fai ancora. Mi piace troppo. Ragazzi, se vi piace questo vlog lasciateci il like, Anna continua a produrre e noi ci vediamo la prossima volta, come sempre, ciao ciao! Ciao.